Hi guys, welcome back to my lessons. Ciao a tutti e bentornati alle mie lezioni di inglese. Questo video di oggi, finalmente, vi presento un argomento che ancora non avevo trattato. E quindi l'altro giorno lo stavo spiegando a un mio studente a scuola e mi sono resa conto che effettivamente non c'era un video dedicato al genitivo sassone nel mio canale di YouTube. E dunque, eccomi qua. Prima di cominciare la lezione, vorrei gentilmente chiedervi di seguire la mia pagina Instagram school2you_Milan, di modo da poter essere sempre aggiornati su quello che faccio e di fare insieme a me ogni giorno dei quiz o rispondere delle domande in inglese e anche alle volte in spagnolo. Dunque, eccoci qua finalmente ad affrontare insieme questo argomento, il genitivo sassone. Ho ripristinato il metodo della lavagna perché alcuni di voi mi hanno detto che si trovano meglio a vedere le cose scritte sulla lavagna, quindi farò una tecnica un po' mista in questo video. Ci sarà sempre alle mie spalle questa lavagna e ogni tanto appariranno, come avete già visto, delle cose in sovraimpressione sopra la mia testa. E quindi ci saranno delle cose che potrete tranquillamente leggere qui e delle altre che dovrete leggere invece in sovraimpressione. E dunque adesso bando alle ciance e veniamo a noi. Che cos'è il genitivo sassone? Innanzitutto facciamo un passo indietro. Magari tanti di voi sanno che il genitivo sassone è diciamo quella formula grammaticale che in inglese serve a definire la possessione da parte di qualcuno, poi vedremo bene se solamente di qualcuno o di altro, di qualcosa. Però in realtà io mi sono chiesta come mai si chiama proprio genitivo sassone. E allora poi mi sono informata e allora, avendo studiato già latino alle superiori, ahimè, sapevo che il genitivo corrisponde al complemento di specificazione che risponde alla domanda di chi, di che cosa. Viene infatti dal latino gens, gente, vuol dire appartiene a quella famiglia. Quindi c'è una possessione già nella parola genitivo. E poi la parola sassone. Perché proprio i sassoni? Perché i sassoni erano un popolo germanico che nel 400 a.C. hanno conquistato il Regno Unito. E questa, diciamo, loro caratteristica linguistica è rimasta fino ai giorni nostri. Vediamola insieme e cerchiamo di sfatare il mito della difficoltà di questo genitivo sassone che invece in realtà molte volte è molto semplice da applicare. Eccolo qua. Come si forma il genitivo sassone? Lo vediamo alla lavagna dietro di me. C'è un possessore, poi c'è un apostrofo S e una cosa posseduta. Lo schema, mi raccomando, è sempre questo. Prima il possessore, poi l'apostrofo S e poi dopo la cosa posseduta. Ad esempio, Giulia, Giulia's car, significa la macchina di Giulia. E già forse qui noterete una cosa diversa rispetto all'italiano, ovvero che effettivamente noi abbiamo la macchina di Giulia, quindi c'è un articolo determinativo che in inglese assolutamente non va messa, quindi non posso dire the Julia's car, ma semplicemente Julia's car. Dunque, secondo me vi può essere, diciamo, d'aiuto cercare di pensare a questo apostrofo S come l'abbreviazione di has. Sapete che has, il verbo avere, alla terza persona, volendo, si può abbreviare anche con un apostrofo S, a volte creandoci non poche difficoltà perché può confondersi anche con il verbo essere, che a sua volta is si può abbreviare con apostrofo S. Ma il genitivo sassone non ha, diciamo, la caratteristica di verbo, bensì semplicemente significa la possessione. Però se può esservi d'aiuto, se pensate a questo apostrofo S come has, è come dire Giulia ha una macchina. E quindi l'ordine possessore, apostrofo S, cosa posseduta, forse anche a voi da casa sembrerà più facile da ricordare. E dunque vediamo adesso insieme quando si utilizza questo genitivo sassone. Prima ho cercato un attimino di spoilerare. Non è necessariamente solamente legato a qualcuno, bensì anche a animali, come per esempio nella frase dog's kennel, vuol dire letteralmente la cuccia del cane, oppure ai luoghi, Como's Lake. In realtà Como's Lake, che sarebbe il lago di Como, si può dire anche the lake of Como, non c'è nessuna differenza. E poi del tempo, ebbene sì, parti del giorno o semplicemente la parola tomorrow, che vuol dire domani, possiamo fare il genitivo sassone dicendo
tomorrow's plan, il piano, il programma di domani, oppure today's menu, il menu di oggi. E dunque, come vedete, non è necessariamente legato solamente ad un possessore, cioè a una persona, ma possono essere anche animali, luoghi e anche tempo, e dunque parti del giorno. Tuttavia, questo genitivo sassone alle volte anche ai miei studenti crea qualche difficoltà nel momento in cui ci sono delle parole particolari, dei sostantivi che ci lasciano un po' di dubbio. E io, quando anche le prime volte li ho incontrati, mi sono detta come ci si comporterà mentre studiavo l'inglese. E allora vi ho riassunto qua, alla lavagna, scritti per punti colorati, i casi particolari. In questi casi particolari vorrei che voi da casa provaste a rispondere, secondo voi, effettivamente, che cosa succede in ognuno di questi casi? Vediamoli per grado. Al primo posto abbiamo i sostantivi terminanti con CH, SS, O, X e Z. Sicuramente saprete che, se non lo sapete ve lo dico io, queste terminazioni sono quelle che soprattutto nella lingua inglese, quando si tratta di studiare il simple present o i plurali in generale, ci creano un po' di difficoltà. Perché se non lo avete ancora studiato, ve lo anticipo io, quando incontriamo queste terminazioni non possiamo semplicemente aggiungere la S. E dunque con queste parole che cosa succede? Secondo voi si trasformeranno per aggiungere poi l'apostrofo S? Ebbene, no. Per una volta tanto questa cosa non succede e ad una parola che finisce con CH, WS, O, X e Z, in questo caso posso dire Pablo, per esempio il nome è proprio Pablo's car, la macchina di Pablo. Non faccio nulla di particolare, quindi non devo andare in crisi quando vedo una parola terminare con una S, o con una O, con una X, con una Z. In questo caso, per fortuna, col genitivo sassone non succede niente di particolare. Il secondo caso particolare, quante volte ho detto particolare, ho già perso il conto, scusatemi, sono i sostantivi plurali regolari. E per regolari, lo sapete anche voi che quando intendo regolare vuol dire che semplicemente avrò aggiunto una S, ok? Per esempio, se sto parlando del... facciamo l'esempio di prima, anzi sì, facciamo l'esempio di prima. La cuccia del cane, vi ricordate come si diceva? Si diceva dog's kennel. E se i cani invece sono due, ce la metto ancora l'apostrofo S e poi aggiungo kennel? Quindi sulla parola dogs, secondo voi cosa ci starebbe bene? Vi do delle opzioni. Solo un apostrofo e una S, queste sono le opzioni. Quindi solo l'apostrofo o l'apostrofo e la S? Solo l'apostrofo. Ebbene sì, una volta che ho già dogs, che è il plurale, non ho bisogno di mettere una seconda ulteriore S, ma solo ed esclusivamente se è un sostantivo plurale. Non si applica invece se il sostantivo era il singolare. E invece che cosa succede quando abbiamo i sostantivi plurali irregolari? Ce ne sono tanti, voi lo sapete meglio di me. Per esempio, se sto parlando di children, children, e se vi voglio dire, per esempio, l'asilo dei bambini, children, e poi l'asilo si dice nursery. Che cosa farò, essendo un plurale? Aggiungo un apostrofo S? Aggiungo solo l'apostrofo? Mi comporto normalmente, ovvero aggiungo un apostrofo S e trasformerò la frase l'asilo dei bambini, children's nursery. Nursery è l'asilo di solito nido, è anche la sezione dell'ospedale dove proprio i bambini nascono, la sezione dell'ostetricia ostetrica. E poi, in ultimo, ma non di importanza, abbiamo questo caso che ci fa sempre arrovellare un po'. Quando abbiamo più di un possessore, come ci comportiamo? Dove la mettereste voi l'apostrofo S? E anche qua vi do un paio di opzioni. La mettereste apostrofo S dopo ciascun possessore o solamente dopo l'ultimo possessore? Ad esempio, se io vi dicessi il figlio di Michael e Kate, per esempio, Michael and Kate's son, lo scrivereste così oppure scrivereste Michael's and
Kate's Son. Quale delle due vi piace di più? Quella con l'apostrofo S solo vicino all'ultimo possessore? O quella con l'apostrofo S di fianco a ciascun possessore? Ebbene, la risposta è che entrambe queste possibilità sono grammaticalmente corrette, ma, attenzione, vogliono dire due cose ben diverse. Infatti, se nella frase Michael and Kate's son, io sto intendendo che Michael and Kate, quindi se metto l'apostrofo solo dopo Kate, includo anche Michael e vuol dire che il figlio è sia di Michael che di Kate. Ma se invece Michael è il vicino di casa di Kate ed entrambi hanno un figlio, ma non è il possessore comune, quindi la cosa posseduta non è posseduta dallo stesso possessore, quindi non sono una coppia, quindi il figlio non è di entrambi, a quel punto e solo in questo caso aggiungo l'apostrofo S sia di fianco a Michael scrivendo Michael's and Kate's son. In questo caso Michael and Kate non sono i genitori del figlio, dello stesso figlio, ma magari sono vicini di casa o colleghi di lavoro. E dunque la cosa fondamentale nel caso in cui ci sia più di un possessore è proprio stare a capire se la cosa posseduta appartiene solo ad uno o ad entrambi i possessori. Quindi questo è un po' il riassunto del tutto. Dunque, spero che questa lezione fosse abbastanza chiara sul genitivo sassone. Se avete delle domande, per favore scrivetele nei commenti. Ho cercato di avvicinare un pochettino di più il dispositivo da cui sto registrando nella speranza che anche l'audio sia migliorato e spero che il metodo vecchio ma sempre efficace della lavagna piaccia a tutti quanti. Detto questo, vi aspetto sui miei canali Facebook, School2You Corsi di Lingue, oppure come vi ho già detto su Instagram School2You _ Milan. Se volete invece fare una lezione, perché no, di inglese, anche di spagnolo, di francese a Milano, mi trovate presso la mia scuola di lingue, oppure posso fare lezioni anche tramite Skype. Se invece voleste acquistare il mio videocorso completo di inglese e farlo comodamente da casa vostra, trovate tutti i riferimenti nella descrizione di questo video o a questo video. Detto questo, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Thank you very much for watching and have a nice day. Bye!